Ciao ragazzi, ci staccano in bella via. Allora, volevo fare un video dedicato al Napoli, perché naturalmente sappiamo che in Italia il Napoli come città è sempre piena di anticliché, no? È sempre un po' vista con antipatia. Non lo so perché Napoli, ragazzi, ricordo a chi ha studiato poco che è stata la capitale del sud Italia per secoli interi. Napoli, infatti a Napoli aveva casa la dinastia regia dei Borboni che governava il sud Italia. Napoli è la città più importante del sud Italia, ma non solo questo, e questo è indubbio, non solo questo, ma l'Italia all'estero è conosciuta nell'immaginario collettivo estero proprio grazie a Napoli, no? Pomodoro, la pizza, gli spaghetti, il mandolino, il sole. Per queste cose è conosciuta l'Italia all'estero, ragazzi. Grazie a Napoli. Mi seguite? Quindi bisogna avere rispetto per Napoli. Bisogna avere molto rispetto per Napoli, molto di più di quanto ne pensiate, perché Napoli all'estero è l'Italia. Non è, l'Italia mica è conosciuta all'estero per la gondola o per la Madonnina o per Piazza del Campo. Mi seguite? O per il Teatro Petruzzelli. Non è conosciuta per queste cose qua. È conosciuta per queste cose che vi ho detto io, ok? Quindi di Napoli bisognerebbe avere molto molto rispetto. Vi dirò di più: a Napoli sono nati dei premi Oscar e anche dei premi Nobel mancati, perché De Filippo è un premio Nobel mancato, ma a Napoli è nato Sorrentino, premio Oscar. A Roma non ha un premio Oscar. Milano non ha un premio Oscar, Napoli sì, ok? Dirò di più, i gobbi che tanto parlano, invece farebbero bene a stare zitti, devono dire grazie a Napoli, perché io avevo detto che quest'anno in Serie A c'erano 3 squadre più forti della Juventus, almeno 3 squadre, Milan, Inter e Napoli, ok, sulla carta. Avete capito bene, Milan-Inter va bene, l'Inter gli ha dato 30 punti, non so, Milan è secondo, giustamente hanno soprasseduto i gobbi, e il Napoli, devono dire grazie che il Napoli ha fatto una stagione sottoperformante, perché il Napoli sulla carta è 100 volte più forte di voi, Osimhen vale di più di tutta la Juventus, cioè se sta uno sceicco e gli dite allo sceicco vuoi tutta la Juve, compreso l'allenatore o Osimhen, lo sceicco risponde Osimhen vale più di tutta la Juventus messa insieme, nonostante l'abbiate pagata 100 volte più di Osimhen, ok? Punto. Quindi dovete dire grazie che ha superformato, perché se il Napoli faceva la stagione che doveva fare, il Napoli stava terzo, quarto, e voi stavate settimi, ottavi, dove dovreste stare, ok? Chiudiamo parentesi sul Napoli, perché sono stanco, ragazzi, di avere questi anti-Napoli, cioè invece di dire grazie a una città che ha dato tantissimo all'Italia, gli si sputa sempre fango addosso, basta, veramente basta. Fra l'altro Napoli è una delle pochissime società italiane, perché adesso vi dico, tutte le società in Serie A e Serie B vincenti sono società estere, Milan è estero, Inter è estero, Cina, Juventus è estero ormai, perché Stellantis è francese. Bologna c'è Joe Saputo, canadese, famoso per l'industria di alimentari, no? È diventato famoso grazie alla sua famiglia per spaghetti sauce. Quindi Joe Saputo, è arrivato il momento, vai, di fare business, mo vendi tutti, così la Champions la vado a giocare io e mio cugino Saputo a Bologna, vai, vendi tutti, Zirchi, Fabian, Calafiori, Tiago Motta, vai, vendi, mo devi fare i milioni, così il Bologna andiamo a giocare in Champions, io, mio cugino e i miei amici di Roma, ok? E di Cerignola, di Foggia, di Bari. In Serie B le società che hanno vinto sono tutte, quasi tutte, di proprietà estera, perché il Parma è Kraus, che è un americano che ha investito in Italia, che aveva delle pompe di benzina in America, è venuto a investire in Italia, Kraus, credo che si pronunci, ed è americano il Parma che ha vinto il campionato di B. Secondo che è arrivato il Como è indonesiano, perché Hartono, proprietà che ha fatto investimenti milionari a Como e che non sa cosa gli aspetta, perché con lo stadietto che c'è il Como possono giocare in eccellenza massimo,
e dovrà sbattersi con la burocrazia italiana, dovrà iniziare a pagare tutti, naturalmente, perché chi è che gli fa lo stadio in 2 mesi ad Artono? Manco Cristo. Se le lo fanno, si faranno pagare per 15, tanto soldi ne stanno a buttare. Hanno comprato Strefezza a gennaio, il Como, un titolare fantasista di una squadra di Serie A, che prende e se ne va a giocare in Serie B. Pensate un po' a che livello, 5 milioni di euro a gennaio una squadra di Serie B per acquisto secco, è come se in Serie A comprassero una squadra su 60 milioni. In Italia sono rimasti soltanto De Laurentiis come società italiana di proprietà italiana, che quest'anno ha fatto un disastro, sia a Napoli, che lo vedete il disastro, mi dispiace per i tifosi perché non meritano questo, è sicuramente una depressione ambientale perché si sa che vanno via tutti, e a Bari, non ne parliamo, a Bari cosa hanno combinato, anche se il figlio mi sembra un po' più, nonostante a Bari sia malvoluto, però per me è un po' più corretto, più attento, nonostante quello che è successo quest'anno, perché hanno smantellato una squadra che sta rischiando la Serie C addirittura in una città come Bari. Tutto qua. Quindi è il Percassi. Percassi è l'ultima, una delle ultimissime proprietà rimaste in Italia che sta facendo faville e che, voglio dire, grazie a Gasperini, ragazzi, che ha fatto fare delle plusvalenze imbarazzanti, cioè ve lo dico, milioni, milioni, decine di milioni di plusvalenze da 6-7 anni fa l'Atalanta, decine di milioni di plusvalenze, giocatori comprati a 500.000 euro e venduti a 30 milioni, Romero, ma ce ne sono tantissimi, Spinazzola, se non sbaglio, non vorrei sbagliarmi su questi, perché non, ce ne sono così tanti che non ricordo manco quanti siano. Poi vi farò un video se mi va. Quindi niente, adesso c'è Saputo, Joe Saputo, proprietario del Bologna, canadese, imprenditore canadese, che naturalmente il Bologna perché ha fatto questo salto quest'anno? Per una proprietà italiana? No, per una proprietà estera. Che dirvi di più, ragazzi? Adesso mi sarò curioso di vedere il Bologna cosa farà. Complimenti a loro che vanno in Champions, però adesso devi giocare la Champions. Quindi già si dice Thiago Motta che deve andare al PSG, deve andare, non lo so, alla Juve, non so dove deve andare Thiago Motta. C'è da fare una Champions, c'è da farla in maniera meno dignitosa, ok? Io direi che dobbiamo fare un passo in avanti sia socialmente che sportivamente in Italia e capire che nella differenza c'è la nostra grandezza, e non bisogna vedere l'albero che cade ma la foresta che cresce. In Italia c'è tanto valore, tante persone di tanto valore, purtroppo per quei pochi alberi che cadono, quelle poche capre che aprono la bocca inutilmente, si rovina naturalmente l'immaginario su una nazione o su una città. Purtroppo non ci sono molte proprietà italiane, ma gli imprenditori stanno facendo fatica rispetto a un mercato globale che per affrontarlo bisogna avere spalle larghe, perché tutti questi imprenditori non è che si sono fatti da soli. I vari Saputo, Kraus, Zhang hanno tutti delle grosse famiglie alle spalle che da secoli, non dico da secoli, ma almeno da 50 anni, 60 anni portano avanti dei business importanti, perché Kraus è del Parma, ci avrà 50-60 punti vendita in tutta l'America, da quello che ho letto. È uguale Saputo, c'è un sacco di punti vendita, di store, retail in tutto il Canada. Quindi sono ricchezze estere che vengono dalle loro famiglie, reciproche famiglie. Ok? Fatemi sapere cosa ne pensate. Alla prossima, bella via. Ciao.